Che eh, sicuramente ha un'azione una una, um, un risolutiva, diciamo, a livello almeno dolorifico, sintomatologico. È un ottimo farmaco ha un costo anche molto basso rispetto agli altri farmaci e non richiede appunto una gastroprotezione, addirittura in alcuni casi può essere dato anche a stomaco vuoto, come si vuol dire. Comunemente. Addirittura mi sembra che non ci sia sia anche da banco rispetto agli altri? Sì, diciamo che in alcuni casi può essere anche da banco, comunque, insomma, basta anche una ricetta bianca, ha un costo, ripeto, molto, molto basso rispetto anche ad altri, eh, altri farmaci. E poi va ricordato che comunque è il farmaco di prima scelta secondo le linee guida più importanti, comprese quelle nostre italiane sulla lombalgia acuta, quelle statunitensi, quelle inglesi e anche quelle australiane. Quindi, insomma, sono farmaci, questi sono degli indirizzi che uno specialista non può non tenere presente. Senta allora, eh, per quanto riguarda invece sempre il discorso farmacologico, spesso eh, vengono eh, dosati insieme eh, antinfiammatori e miorilassanti. Sì. Eh, io so che le, le scuole di pensiero fisiatriche in genere eh, sconsigliano questo tipo di. Eh, sì, e anche questo pensiero qui, il fatto di associare. Diciamo, sì, sì, di sì, questa è una cosa molto importante perché eh, frequentemente eh, diciamo, il medico di famiglia, che chiaramente non, è, non ha una specializzazione eh, diciamo, proprio così specifica sul problema, è chiaro che eh, eh, si comporta come comunemente gli viene insegnato. In realtà le linee guida proprio indicano in modo chiaro che. Diciamo la sovrapposizione di due medicine, una un antifiammatorio con un farmaco che appunto è decontratturante e quindi agisce sulla muscolatura, non ha un'efficacia superiore al solo antifiammatorio, quindi non si comprende per quale motivo debba essere fatta una doppia somministrazione di questi farmaci quando poi si è visto che concretamente su studi importanti scientifici internazionali appunto non si ha un effetto, un beneficio reale. Perciò diciamo che eh, alla fine il mio rilassante viene preso in più, eh, quasi gratuitamente, diciamo, esatto. si solo, potrebbe ma... evitare tranquillamente. Insomma. Sì, ecco. sì, sì, non solo, ma anche dipendenza a tempi brevi, questo è un altro problema che dà questo tipo di farmaco e non, non sembra dare nessun effetto significativo, quindi si deve scegliere o l'uno o l'altro. Non conviene comunque dare eh, diciamo, entrambi, soprattutto poi se miscelati insieme nella, stesso, nella stessa siringa come spesso accade. Questo è un altro errore perché possono dare anche fenomeni di precipitazione farmacologica, per cui conviene evitare proprio questo. Perciò diciamo che eh, a questo punto eh, uno prende intanto il paracetamolo, così eh, comincia ad alleviare i dolori. Esatto. Poi, eh, naturalmente, se è se una, diciamo una cosa transitoria, un fenomeno transitorio, sicuramente la eh, situazione migliorerà e perciò fino a quasi a, sc prende a scomparire diciamo, la, la, sint la, sin la sintomatologia dolorosa. No? Sì, sì. E praticamente, invece, eh, se questo non dovesse avvenire, magari c'è soltanto in qualche modo un, att un, un, un attenuarsi diciamo, della sintomatologia patologia, eh, a quel punto ci si rivolge a uno specialista. Certo, cioè, uno specialista del settore specifico può essere un ortopedico o un fisiatra, l'ortopedico in genere cura più la parte chirurgica, il fisiatra invece più la parte clinica. Comunque, la cosa più importante a dire è che si deve partire da delle indagini che sono anche abbastanza semplici, per esempio fare una radiografia di tutto il raghide, quindi rachide cervicale, dorsale, e lombosacrale, in piedi, in ortostatismo, diciamo noi, molto importante per la valutazione delle curve del rachide stesso, per vedere laddove può essere utile agire dal punto di vista eh, biomeccanico, dal punto di vista anche rieducativo. Assai frequentemente eh, capita che eh, lo specialista e può guardare soltanto la risonanza magnetica, ad esempio, che viene fatta in una posizione, come sappiamo, posizione supina, che non ci dà una corretta misura delle curve del rachide, per cui si può avere un trattamento riabilitativo che è basato su un progetto che non è specifico, che non è appropriato in questo senso e anche il terapista ha necessità di avere delle indicazioni chiarissime da parte del fisiatra o dell'ortopedio chiaramente per poter eseguire un trattamento che sia appunto adeguato al problema. Perciò cioè, diciamo che... Ehm... Si chiama clinostatica, mi sembra la posizione... La posizione clinostatica, sì. Cioè. sì. Eh, la posizione clino, cioè, se in, clinostatica è in orizzontale. Eh, allora, quando uno, fa la, uno prescrive la risonanza magnetica, sì, giusto? Sì. Perfetto. Eh, però lei mi stava, stava dicendo, appunto, eh, ci stava dicendo che eh, effettivamente non si può valutare perfettamente la colonna in una situazione di questo tipo. Però la risonanza magnetica, perciò bisogna farla per forza in quel cioè, modo. Non non è <ride> e, e, e' il caso eventualmente di fare sia una radiografia che una risonanza per allora, la, una, una migliore... Valutazione, perciò in qualche modo per uh, l'espressione di, di una diagnosi più precisa? Allora, indubbiamente il primo eh, percorso eh, da scegliere è quello di fare una radiografia di tutto quanto il rack, dopodiché deve seguire necessariamente una visita specialistica che deve. Eh, evidenziare qualche deficit di natura neurologica, neuromotoria, diciamo noi, dopodiché da lì parte un'eventuale prescrizione di risonanza magnetica. Io credo che oggi sicuramente vi sia un po' un abuso di prescrizione di questo tipo di indagine, che comunque risulta preziosissima, però ecco, deve essere sempre preceduta da un accurato esame obiettivo dal punto di vista neurologico, dal punto di vista fisiatico, proprio per evidenziare quali sono le cose che si vanno a cercare con precisione alla risonanza magnetica. D'altro non dimentichiamo che è anche un'indagine che ha un costo non irrilevante. Avanti. Certo, ultimamente poi è mutuabile, ma prima, eh, fino a qualche anno fa, mi sembra che... Sì, non cambia molto piuttosto... che sia... Certo, mutuabile o no, comunque è sempre un costo elevato a certo, carico, il sistema a carico del sistema sanitario nazionale. Carico del sistema sanitario nazionale, però diciamo, è proprio, forse proprio in questo modo forse è proprio questo il discorso dell'abuso. Eh, però eh, c'è quello che volevo dire, effettivamente... La risonanza adesso ci permette di verificare se ci sono dei danni proprio a livello del disco, a livello eh, prima con la radiografia non si poteva eh, verificare completamente Certamente. questa cosa. No, no, è un mezzo, è un mezzo diciamo, assolutamente prezioso, però il problema è che oggi si fa un, diciamo, un utilizzo forse improprio di questa preziosissima eh, metodologia insomma, che evidenzia le lesioni in modo molto preciso, addirittura si sceglie in alcuni casi di eh, non so, intervenire o meno, eh, non so, può essere un intervento tipo chirurgico o altro semplicemente guardando una risonanza magnetica bisogna partire necessariamente da uno studio delle curve, a parte casi chiaramente particolari, casi in cui ci sono delle lesioni discali che sono gravissime con la sintomatologia chiaramente imponente, in quel caso è chiaro che il chirurgo deve intervenire eh, nel tempo più breve possibile, però questo per fortuna accade di rado. più frequentemente eh, si vede come senza neanche diciamo, eh, così, insomma, eh, curare molto l'aspetto clinico del paziente, si passi subito a un trattamento, mentre è molto importante vedere anche perché poi lo studio della, del rachide consente delle verifiche successive per vedere se veramente il trattamento riabilitativo ha eh, sortito il suo effetto, insomma. Eh, e allora, cioè, diciamo, facciamo questa risonanza: una volta che eh, viene appurata una, una lesione, insomma, un danno sicuramente, alla colonna vertebrale, come potrebbe essere anche una normale riduzione di ampiezza del disco, eh. oppure magari una produzione, un'estrusione eh, discale. Eh, come eh, si procede a quel punto? Allora, ehm, Come... sì, non è che la presenza di una lesione discale vuoi che sia, non so, una ernia del disco oppure una produzione vera e propria oppure un bulging, cosiddetto, cioè una degenerazione parziale del disco eh, ci dia un indirizzo chirurgico, chiaramente. Cioè, una persona può avere anche più ernie del disco, non per questo deve essere sottoposta a un intervento chirurgico. Vi sono alcuni fattori meccanici molto importanti che si evidenziano dal punto di vista clinico. Ad esempio, io posso avere un'ernia del disco, diciamo, anche abbastanza importante che però non mi dà compressione sul tessuto nervoso, in questo caso il paziente non avendo nessun deficit neuromotorio non deve essere indirizzato all'intervento chirurgico, vi sono casi in cui invece un anche di piccole dimensioni, però trovano un paziente che ha uno spazio vertebrale che è piuttosto ristretto quindi con una importante compressione sul nervo e un deficit neuromotorio, in questo caso invece è opportuno consultare il neurochirurgo, quindi i pazienti devono essere seguiti durante tutto quanto il percorso di questo mal di schiena, dall'inizio fino al tempo termine di questo percorso. Tanto per intenderci, per esempio, una, una produzione non va uh, trattata per esempio. Chirurgicamente? Sì. No, in genere la, la produzione di scale, anche se sono multiple, in genere non vengono trattate chirurgicamente, così come anche le degenerazioni di scali che si chiamano bulging, in genere riservata a un'ernia. E l'atteggiamento, devo dire, questo che ho un grande piacere anche del mondo chirurgico, è molto più prudente rispetto a una volta, perché poi si è visto che le recidive, le problematiche di scali tornano anche dopo l'intervento chirurgico. Quindi in pratica eh, ci si muove soltanto, eh, dal punto di vista chirurgico chiaramente, soltanto quando si è in presenza di un deficit neuromotorio, insomma... Conclamato. Ecco. Cioè, da questa sua, che mi sa, le ultime parole che insomma ha pronunciato, sembra quasi che prima si operasse più, più facilmente rispetto ad oggi. Beh, indubbiamente, diciamo almeno dal punto di vista statistico, questo si può proprio osservare, c'era una tendenza a un maggiore interventismo dal punto di vista chirurgico, certo. poi però si è visto, perché anche perché si faceva un'assoluta buona fede, cioè si pensava di risolvere facilmente il problema, invece si è visto successivamente che si formano delle aderenze fibrose o altre problematiche certo. comunque correlate con l'intervento chirurgico che possono dar luogo a delle. Diciamo a dei dolori che poi ancora più difficilmente possono essere sedati mediante fisioterapia o mediante certo. opportuni farmaci eh, però sembra quasi una contraddizione questa oggi che praticamente si riesce a capire subito che c'è un'ernia eh, un eh, presente con una risonanza e tutto quanto allora magari si opera di meno una volta invece che effettivamente l'ernia non si poteva riscontrare eh, con certezza prima con la radiografia, lo sbaglio? Sì, ma io non parlo di così tanti anni fa, diciamo, questo anche durante le prime fasi della risonanza magnetica già avveniva questo, diciamo, questa consuetudine in cui gli interventi di luce si facevano molto frequentemente anche per dolori abbastanza diciamo, contenuti, tutto sommato, anche in assenza di veri e propri deficit neuromotori. Prima della cosiddetta risonanza magnetica nucleare, però, eh, come faceva uno a diagnosticare, come si faceva a diagnosticare un'ernia?